Gottardo ti cambia il prodotto. Perfetto. Allora, Marcello, come stai? Bene, bene. Vabbè, io sono venuto in live solo perché ho saputo che eri live con Mr. Rip e ti ho detto, senti, io non avrò mai, mai un'occasione di tornare al Cerbero, perché ormai sanno che se ci sono io rovino tutto. Quindi non ci rovina questo, vai, vai. Scherzo. E quindi nulla, no, volevo un po' come in terapia, volevo sfogarmi, ragazzi. E poi basta, cioè un minutino così e poi, Vai, sennò poi... prego, è prego. Importante senza Adesso piangere, parlo perché è io. importantissimo. Ma secondo me, cioè, secondo me un po' di pianto, cioè, No, assolutamente. bisogna pure accettare che i maschi piangono, quindi Certo. Su no. cosa vuoi sfogarti? Ma secondo me, cioè, nel senso, io proprio, vabbè, ovviamente era live del Big, ma tanto io spero che nei commenti, appena sono comparso, il trio ha permesso ai commenti di ricordare ciò che è successo. E, no, volevo solamente dire che in realtà noi abbiamo fatto solo un errore, in realtà, perché io ho letto i commenti che... Non vi siete preparati? In realtà, noi eravamo preparatissimi. Io mi ricordo con Marra ci siamo preparati. Addirittura, io gli ho detto: oh, mi raccomando, che il Big è uno che parla tanto. È uno che se non lo fermiamo, lo continua per 2 ore. Oh, eppure in live l'abbiamo fatto continuare 2 ore. Il nostro errore è stato, come ha detto anche poi nel suo video, Mr. Rip: è stato non settare delle regole prima. Se le avessimo settate, sarebbe stato tutto più chiaro, perché sarebbe stato chiaro che noi volevamo fare discussione. Sempre con Mara io ho le chat e tutto, dove ci diciamo, oh, mi raccomando, non facciamo una roba a blastaggio perché non si può fare, facciamo solo domande e vediamo che esce fuori, cioè divertiamoci. E il problema, cioè la vera sconfitta è il fatto che non ci siamo divertiti alla fine, nel senso che abbiamo ascoltato e la verità è che poi, anche se le cose alcune volte non mi tornavano, sai, tra una domanda e l'altra, magari avevamo anche deragliato, no? Cioè, magari Sei abbiamo finito d'accordo su con veramente, quelli oh, che guarda. dicono che ci è stata fatta una vendita invisibile? Ah, poi devo dire una cosa, perché mo devo fare Sì. azione contro loro. No, no. Dobbiamo inviare una bella lettera dell'avvocato. No, Ok, certo, quella vabbè, cosa sì. Secondo me sono quello, troppo buoni e la troppo vendita c'è educati. sempre. Quindi ovviamente, diciamo, come diceva anche Rip, se uno ne esce Ma illè, cos'è? se un personaggio che viene molto Sponsor. criticato. Ecco, bella, bellissima. No, Sponsor finisci, dopo finisci, poi sponsor. spiego. Vai No, tranquillo. se un personaggio che viene molto criticato ne esce illeso, è già un successo. Se ne esce vittorioso, cioè, appunto, è un grandissimo successo. Ovviamente lui l'ha fatto perché è un'opportunità di vendita, se no mica lo faceva, no? Quindi si è esposto un rischio dicendo, appunto, comunque mi faccio notare. Poi il fatto che comunque noi, cioè, alla fine è uscito quello che è uscito, è ancora meglio per lui. Più che vendita invisibile, è una vendita visibile. Ecco, se è più chiaro di così non era. Ma allora Ok, metto il posso carpo, dirvi una quindi. cosa? Perché io ovviamente la comunicazione è un argomento che mi appassiona tanto, anche per quello che è il mio background e cose che ho avuto occasione di vedere la superficie almeno nel mio passato. Io ho visto la live, l'ho anche riguardata e tutto questo annichilimento. Raga, io sarò de parte No. tutto quanto, ma non l'ho visto. Vi spiego semplicemente perché. Perché è ovvio che quel tipo è una persona che ha tutta la vita, ha dedicato tutta la propria vita a capire come comunicare alcune cose. Cioè, dall'esterno, annichilimento. Dov'è il fatto che lui va fatto No, c'è super stato cazzo di una cosa in ore particolare. esprimendo concetti fumosi che erano indimostrabili da parte sua in quella sede, che non portavano a niente di concreto perché erano cose che non erano verificabili, appunto, come abbiamo visto, non si potevano fare visure camerali, non si potevano fare tante cose che a Dubai non si potevano fare. Quindi io penso che chiunque ha capito dall'esterno che quello che lui stava facendo, questa Chiunque ve... non è nel suo target, quei 50 gonzi che hanno sti 2K del nonno che non sanno che farci, che cercano get rich quick, No, lui guarda, li ha io non sono presi. d'accordo. Sì, no, però nel Perché... senso io ti parlo proprio della live stessa, pubblico di Twitch, pubblico del Cerbero, che non è interessato. Io non penso che nella chat ci siano così tanti, che ne so, interessati a questi fantomatici Temendo di investimenti che sommarsi lui di nuovo. spinge. Quindi il discorso qual è? Hanno capito che è una vendita di una roba fumosa che non avrebbe portato a niente, era soltanto un tryharding per vincere una disputa dialettica su cui lui, per fortuna per lui e purtroppo per voi, c'aveva armi in più comunicative perché l'ha detto lui stesso con chi ha studiato con gente che passa la vita a programmarsi il cervello per smontare obiezioni, fanno solo quello nella vita. Ha studiato con Roberto Re, gente che anche il più scrauso dei suoi allievi te la incarta anche a dirti che il cielo è verde, regà. Quindi non è una sconfitta, non avete le sue armi, ma non vi servono neanche, non è il vostro Ma settore. non il ha problema è convinto che noi. in realtà non era neanche ufficialmente non era neanche una lotta. Quindi, teoricamente l'idea di vincitore è già sbagliata, però che succede?
il problema dei video di YouTube e di Twitch in generale è che la gente non è che veramente la gente, le persone, ma anche le persone intelligenti e anche le persone che non si fanno intortare, non guardano una live veramente ascoltando quello che le persone dicono. Danno peso all'impressione, all'emozione che gli arriva, certo. Emozioni, specialmente, e quindi questo succede anche per i miei video ogni tanto, cioè alla fine la gente nei commenti scrive quella che è l'impressione, l'emozione che gli è rimasta, e dopo la live di Biluca, specialmente a caldo, quindi appena è successo, l'emozione che ti rimane è effettivamente quello che lui abbia come poi annichilito, perché effettivamente ha tenuto banco, possesso palla, ha parlato per tanto. Poi ovvio che se tu vai a vedere ogni singola cosa che sarà detta, mille contraddizioni, ogni singola cosa che sarà fatta, ovviamente logicamente una persona intelligente si rende conto che non è uscito né bene né male, semplicemente ha parlato tanto, no? Esatto. Però il pubblico medio e non perché è stupido, proprio per come sono fatti questi contenuti, che non sono da vedere con grandissima attenzione, ovviamente gli rimane la sensazione, gli rimane soprattutto chi vuole la battaglia, perché comunque un pubblico abituato anche a grandi successi del Cerbero, che magari ha fatto dei blastaggi fighi, si aspettava una guerra e quindi la voleva tendenzialmente. Io diciamo che ne ho parlato già un pochino, sì. Ho visto anche tanti che ne hanno parlato su YouTube, compreso il buon Riff, ha fatto una reaction di 3 ore, in caso guardatela perché ci sono spunti interessanti. Ho visto anche Daily Mellow, quella cosa che vi ho fatto vedere prima dal telefono, Marco, se gentilmente puoi metterla a schermo, metodo universitario, una nostra vecchia conoscenza. Come no, anche loro sono drughisti. Allora, hanno, parlo al plurale perché è metodo, però in realtà questo ragazzo che rappresenta il metodo universitario ha fatto una reaction a pezzi casuali della nostra live e poi si è fatto, diciamo, la sponsorizzazione su YouTube di quel video lì, e ovviamente con astuzia la sponsorizzazione ha la copertina con le nostre facce, e adesso Marco vi farà vedere. Io tra l'altro ho chiesto questa cosa anche ad Angelo Greco, ma si può fare ciò? Cioè, la reaction si può fare ovviamente perché rientra nel fair use, nel commento, critica, quello che vuoi. Però loro hanno comunque fatto ADV con la nostra faccia. Questa è la risposta di Angelo Greco. La faccio sentire così non dico cazzate. Anche per spostarmi un po' dal focus su Big Luca, tanto io ho già detto quello che penso. Sì, secondo me l'errore principale è stato quello che molti ci hanno giustamente sottolineato, di non spostare il focus su tematiche morali, etiche. Ma lì è stato un mio errore e me ne prendo la responsabilità. Lui era preparatissimo a rispondere a quegli interrogativi su cose anche poco dimostrabili. Ma guarda che in realtà allora sul discorso etico-morale ovviamente non ci sarebbe stato un vincitore, perché la morale è soggettiva, però perlomeno ci sarebbe stato uno spazio di discussione. Dico soltanto un ultimo concetto, perché Marcello ha detto un concetto interessante, che ha parlato di possesso palla come in una ipotetica partita di calcio, no? E quello è importante, perché alla fine tu l'hai sentito parlare di più. Tu prima hai detto sarebbe stato opportuno settare delle regole. Io non sono d'accordo invece. Lo sai che in questo tipo di disputa dialettica tu vinci trasgredendo le regole, ed è proprio lì che lui ha vinto. Cioè tu devi rompere le regole di ingaggio, cioè là, per metterlo in crisi, purtroppo, siccome il suo tipo di comunicazione era basata su degli assunti scorretti, era interromperlo, fare delle battute, cambiare focus, perché lui comunque stava comunicando rispetto a quello che sono le vostre, anche le nostre capacità comunicative, in maniera scorretta, ad armi impari. Io ho zero assertività, sono un cazzo di people pleaser, quindi io durante la live avevo paura di essere scortese. Cioè, no, ma ci sta, ma io l'ho capito subito, perché ti vedo già come sei fatto. No, però con questi devi essere scorretto. Il discorso della lotta, eccetera, vabbè, da una parte ovviamente il nostro pubblico si aspetta quel contenuto. Per chi ha detto, vabbè, l'avete presentata come tale, ma in realtà no, abbiamo sempre detto confronto con Big Luca... Cosa, Marco, detto, che si va in guerra davanti a lui, ma era anche curioso. Allora, hanno usato la nostra immagine in una pubblicità. Vabbè, per finire il discorso, appunto, quindi c'è stato sia un discorso di aspettativa del nostro pubblico, che anche per nostra colpa abbiamo abituato a questo scenario fumettistico. Secondo me non è vero che l'abbiamo presentata come una battaglia, eccetera, non credo, è stato semplicemente quello che io ho detto all'inizio della live, cioè vorrei fare un po' di luce su questo personaggio ombroso, fine. Se vuole chiude Marcello, poi così te lasciamo stare,
dici ma pure. No, ma io questo volevo fare, perché ovviamente io non ho un cazzo di... Io ho detto, mo mi apro Twitch solo per parlare di questa cosa, perché ovviamente se non ne parlavo su YouTube diventava una roba evergreen, no, non ha senso. E quindi niente. Sì, no, guarda, io poi ti ripeto, ho evitato di parlarne troppo, nel senso, sì, abbiamo detto qualcosa dopo, anche perché poi non i ragazzi che ci seguono anche adesso, però in generale sembra, ah, vedi, state a rosica. E anche il tuo intervento, ovviamente sembrerà tale. Personalmente, io infatti ho subito detto, ragazzi, accetto la sconfitta dialettica. Amen. Sì. Oh. Ma ben venga. Vabbè, chiaramente siamo fallibili. Ho letto prima in chat, magari l'utente medio vede i suoi eroi perdere, no? Però, ragazzi, non è che siamo eroi veramente. Cioè, se la vogliamo vedere così, a livello fumettistico, così, una sconfitta, Thanos, ci fanno tutti i meme, sono divertenti i video. In generale, ha vinto sul piano dialettico comunicativo. Va bene così. Detto ciò, prendete, diciamo, il buono da quella live e fate le vostre analisi. Vabbè, Marra, significa che la prossima volta toccherà mirare alla testa. No. Comunque dopo 1400 live, una caduta, un errore. Tipa caduta. Ma sì. Ma siamo fallibili. Vi ricordate El Dorado? Sì, Dorado. Beh, comunque io ho sicuramente imparato un sacco di cose. Poi, cioè, io appunto potrei parlarne per un'ora, però come dici tu, a parte che senza di lui poi sembrerebbe che ci approfittiamo del fatto che... No. Esatto. Quindi poi la vedi, comunque non c'è, parlate. Esatto. Io trovo che sia... Forse il pubblico italiano si è abituato troppo alle battaglie da palcoscenico in real time, la botta pronta. A me un paio di critiche mi hanno fatto del tipo... Hai avuto un'ora e mezza per dirgli queste cose, poi io le riflessioni spesso le faccio a freddo. Sono molto, ma io stavo incoglionito perso. Dopo che io mi devo riflettere, ragionare. Io non capisco un cazzo. Io la maggior parte delle cose sono stato con lo sguardo fisso nel vuoto. La mia ragazza che mi guardava così diceva tutto bene, e io che pensavo, ok, qua ho sbagliato, non ho detto questo, qua non ho detto questo, che cazzo è Dan Kennedy, questa roba qua così. E a un certo punto le cose si sono... Ma Dan Kennedy si è sparato... No, quello è un altro Kennedy. No, mi sa di no, mi sa di no. Mi sa di no, però simile, no? Cugino? Sì, sì. Vabbè, comunque, ragazzi, avete sbagliato come con Mirko Scarcella? No, in realtà no. Vabbè. In realtà con Scarcella no, nel senso che... gli abbiamo dato un diritto di replica dopo il discorso Iene, ha detto delle cose e poi l'abbiamo, nel senso, contestato nella live in cui è uscito il secondo servizio di Iene, che invece era proprio tombale perché metteva assieme varie ricostruzioni. No, lì semplicemente abbiamo fatto di la sua versione rispetto a quella delle Iene, che ovviamente era montata in un certo modo, e il metodo Iene lo conosciamo, fine, però nessuno è mai stato dalla parte di Scarcella, anzi. Il beneficio del dubbio, ragazzi miei, forse ve lo siete dimenticato, io l'ho sempre dato, anche con Liccardo. Ricordatevi la prima live storica, prima che lui cominciasse a dire la valanga e prenderci per... Io ero molto sul... Vabbè, ma non lo possiamo affermare, io sono sempre così, ma perché è quello che penso. E poi, anche se uno comunque può avere un suo o pregiudizio o giudizio parziale, eccetera, ma non è poi di... No, è sicuro così. Non puoi avere la certezza, no? Se fa un'indagine dopo la live, infatti io mi immagino, cioè avevo detto già da subito, secondo me ce ne saranno altre, perché ha detto cose che erano un po'... Ancora, questa storia sarà proprio rosicata. No, è colpa di Marcello, basta, io volevo parlare di un'altra cosa. No, io sto rosicando, cioè, nel senso, se io, perché ho rosicato, per questo ho detto voglio parlarne, nel senso che io dichiaro di aver rosicato e sto... No, io posso essere sincero, rosico tante volte, per esempio rosicai molto nella famosa live con Marco Buono, perché... avevo margine di fare le cose per bene, ho fatto il coglione esagerando con i toni. Allora lì ho detto sono stato un coglione. Qui no, in realtà, sono sereno e la trovo stimolante, diciamo, da analizzare, anche come autoanalisi. Però ci sta, ragazzi. Non... Su questo no, su altre sì. Nella chat ci fanno pure notare che è ancora top donator. Nella chat. Terzo top donator. Quello è stato... È il terzo, però. Qualcuno non che è doni primo. 101 sub per toglierlo dalla... Non è il primo che 101 sub lo spodesterà dal podio. Vai, Marce. Quello è proprio Thanos che fa così. Quello che avevo visto il video. Stai visto rosicà perché? No, io sto rosicando perché per me, invece, proprio quando... Dire, quella era la mia occasione per parlare, perché quello era il momento giusto. Non ho avuto modo di esprimermi, come dice Mr. Rippo, poi dopo le cose mi sono venute, ma dopo è troppo tardi. E io rosicherò per sempre questa cosa, perché non è che poi ci sarà un altro confronto, un'altra cosa, no? Quindi niente, però... Vabbè, con lui... Invece no, non hai visto Avengers, non hai visto Marcello!
Quella era Infinity War, ci sarà il tuo endgame. Spero bello per te, però. È come sempre così, è la prima battaglia serve anche un po' per studiare il territorio, sì, capito? Sì. La prossima volta si andrà in guerra per bene. Sì, poi c'è sta questo la vendetta. O non tornerebbe più, o magari se scopre che comunque la preparazione è ancora ribattibile, questo ti dice, ok, preparatevi, torno, ti rifà il culo così, perché potrebbe rifartelo, perché è un terreno opinabile. Sicuro, cioè, sicuro, lui sicuro, si opera, allora, sicuro. Non, Dan Kennedy è uno scientifico che ha insegnato a fare questo. Io poi me lo so solo dopo. Ti rirompe il culo alla fine. Sì. No, mi rirompe il culo ed Endgame è finito male, e quindi la popolazione rimane dimezzata. Non è l'unica possibilità di Dottor Strange. Che secondo me si sente così confidente e te la dà pure una seconda possibilità, ma ma il problema è la base, che non deve essere, cioè, non deve essere una guerra, cioè, non ha, quindi non ha senso proprio tutta, no, questa è chiaro, cosa. È chiaro. Per questo io rosico, perché poi comunque non c'è modo, io non ho un punto da dimostrare, cioè io, il mio problema è che io non ho un punto da dimostrare, non c'è il punto di sei un coglione, sei stupido, sei una truffa, nessun punto da dimostrare. Io volevo solamente in quel momento far emergere che chiaramente audio. No, che è successo? È un attimo di lag. Piccolo lag. Non si sentiva. Mi hanno chiamato, scusa. In quel momento volevo far emergere le cose che volevo dire, che c'erano, per me chiaramente c'erano delle menzogne, ma delle altre cose no. Adesso è come andare, è come che hai avuto una discussione con uno, torni dopo un anno e gli dici no, ma quella volta non ha più senso. Ma sì, ma sapete quante volte succede, soprattutto in adolescenza con le ragazze, no? Sì. Cazzo, però... Se ci avessi provato in quel momento, forse la potevo baciare. Oppure no, che pensi alle risposte giuste post. Però ripeto, sì. Secondo me invece è giusto così, e mi piace anche il fatto che parte dei nostri l'abbiano percepita come una rovinosa sconfitta. Ottimo, e te ne parlavo anche fuori dalla live sul discorso della problematica legata ad un personaggio che ha una parvenza di imbattibilità, ok? Invece no. È bello anche farsi dire avete fatto una figura che va distrutto, perché altrimenti quella figura lì è troppo difficile da mantenere. È la stessa cosa che dissi ai tempi a Andrea del 1988 e a Morte Bianca. Quindi sono contento, e per questo anche nel commento ho detto dai, sì, abbiamo perso, è vero, basta. Non c'è nulla da giustificare. Al massimo si può discutere, perché ci sta. Hanno fatto anche tante persone, quindi significa che c'è materiale. Come perdere Giro d'Italia contro Pantani, regà. Cioè, non è una sconfitta che non c'ha valore. Cioè, che, Però comunica Pantani comunicativo. Cioè, come perdere Giro d'Italia con uno che sta in moto? Come perdere Giro d'Italia con uno, esatto, tetraplegico che però sta in moto. No, ma poi io se dicevo Pantani per via dei trascorsi, insomma. No, non mi toccate il pirata. Non mi toccate il pirata. Vabbè. Vado subito. Guarda, fungi dopo. C'ho la bici di Pantani. Ti giuro, sono molto sincero, veramente. Una volta sono scappati, è successo. Ninja. Una volta... ma mi sentite? Sì. Per un attimo, un gesto atletico. Me la sarei presa tantissimo, avrei rosicato come una bestia. Ma adesso non c'è più quel personaggio da mantenere. Ma anche con me stesso, c'era una sorta di difesa che penso anche Simone abbia perso col tempo post canale YouTube, no? Anche lì ti vedevano come un intoccabile. Però tu stesso hai sabotato quella roba. È una cosa che ho voluto autotogliermi, perché è insostenibile nel lungo tempo. Non si è imbattibili, io si possono dire cazzate. Perché ci stai da poco. Dai, regà, grazie per questa cosa. Io torno nel pubblico. No, attenta, cosa aggiungere. Torno nel pubblico. Ciao, grande, Marcellone. Ciao, Marcello. Bella. Ciao, buon ritorno nel Marcello. Verrà Lupus, sicuramente. Ninja. Ciao, vedo.